guidare questa nave tanto grande. M'hanno detto direttore, però compra le mutande. Sa di certo dove andare e dia comandi all'equipaggio. M'han promesso sto timone, ma mi trovo nel tiraggio. M'han promesso sto timone, ma mi trovo nel tiraggio. E si parte verso il mare, costa luna dentro il pozzo. M'hanno detto direttore, mi ritrovo a fare il mozzo. Siamo uomini di mare, non ti devi lamentare. Nella stiva sotto il ponte ci si può anche adattare. E nella stiva sotto il ponte ci si può anche adattare. La nave va, e la nave va sotto il ponte di Rigo, la stiva su un mozzo di serie A. E la nave va, e la nave va, va, va. Sono il direttore di questo bordello del mare che va. E dirigo questa nave con la pioggia sotto il sole. Sono il mozzo nella stiva, ci ho trovato due pistole. Un biglietto e c'era scritto, è un regalo direttore. Da domani può sparare sulla testa l'aggressore. Da domani può sparare sulla testa l'aggressore. Per farmi tutti ferma l'orgia, duma luci che non vedo. Ma non ero il direttore, qui ogni giorno retrocedo. Qui la nave è piena zeppa di vivande sarabande. Con permesso vado a casa e mi rimetterò in mutande. Con permesso vado a casa e mi rimetterò in mutande. La nave va, e la nave va sotto il ponte di Rigo, la stiva su un mozzo di serie A. E la nave va, e la nave va, va, va. Sono il direttore di questo bordello nel mare che va. E la nave va, e la nave va, va, va. Dirigevo sul ponte la stiva, ma il mare era di qua. E la nave va, e la nave va, va, va. Sono adesso in mutande, felice e contento nel mare che va. Russo, scusate, e io la seguo anche su Facebook. Male, la seguo... male, non mi sono, mi sono perso, quindi non mi seguite. Che... Io dico, lei è una bella persona, lei entra d'impatto, è un impatto importante anche nelle famiglie. Intanto i nostri numerosi ascoltatori, sì, telespettatori e fans in realtà ce l'hanno un po' con noi, auspici. Perché? Perché li avevamo abituati bene e il professore è sparito da qualche, diciamo, settimana. A parte le festività natalizie, sì, che ognuna io a che fare gagliotta, vero? Cioè, e io avevo a che fare con due Natali, quindi. Ecco. Però è stata colpa del professore, sì, perché è diventata una star. No, no, faccio, no, un esempio. Facciamo Canzonissima, lei la guardava? Sì, sì. Ci diamo Massimo Ranieri, Gianni Morandi, una volta tanto c'era una Canzonissima. Erano ospiti, cioè, quasi fissi, nel senso che era casa loro, però ogni 7-8 puntate andavano. No, ma la colpa è del professor Castrizio, perché è diventata una star. Lui non fatturi bronzi. Ancora non sapete come. Ma perché poi arriva? La sua casa, la tutta sua casa. La duce che mancano, perché te mancano due. La zia, la cugina, la nonna. Ma anche perché a Reggio, professore, una cosa tanta si dice, fanno tanta, sì, quindi se un professore dice forse andava nascio, a Riggio dice oh sentiste, dai 15. Pensai una cosa, Alfredo, ora non so se la possiamo dire questa cosa, perché ci siamo un po' rotti le palle, dice, organizziamo un movimento di secessione per staccare il Reggio dalla casa. Ecco, ora ci armiamo. Ma figlioli, io sapete che stavo dicendo, professore, tanto per introdurre, io la seguo su Facebook a tutte parti, sto fatto che andiamo a staccare la Calabria, cioè si vuole un po' staccare, secondo me, sì, esatto. Anche perché comandavo sempre Catanzaro, Cosenza, cioè noi non comandiamo niente, essendo una bella città, Prote, megliste, calliste, stavolta non ve l'aspettavate, Rosì in bagnata attrice. Prote in porta, no, erano i criteri con cui si decidevano quali erano le capitali nel mondo greco e romano. Prote, la prima per grandezza e per fondazione, siamo i primi. Megliste, la più grande, sima più grande. Sì, ma Calliste, sima più bella. Ma non mi va essere primo un Tacalab, non mi interessa. Bravo. Non sono interessato all'articolo. Bravo, non ci vendere questa cosa. Esatto. Parte, per me, da sempre, il derby
e uno, e quelli con quei buttaci maledetti che stanno dall'altra parte. Che ci volimo okay. bene, che ci volimo bene, li abbiamo fondati noi, li abbiamo fondati noi, quindi... Che vanno questi altri? Chi li conosce? No, siamo tornati alla situazione della guerra annibalica, quando Tito Livio, ricorda, Tito Livio, sì, arrivano i cosentini e gli dicono ad Annibale, noi non... Annibale chi dell'elefante, Annibale chi dell'elefante, gli dicono, amico, noi non ti aiutiamo più, Annibale rimane un pochettino sbarruato. Perché? Dice, perché Reggio è in piedi. Cioè, scusa, non ho capito, Reggio è ancora in piedi, tu distruggi Reggio e noi siamo con te. Secondo me non è cambiata il niente. Il problema è che Reggio, come il professore insegna, è fiaccata, è piegata, ma si aspettano che cari. A Milano che no, non ce la farà nessuno. Questo Reggio è quella che, come lei insegna ancora, che girò le spalle fisicamente ai carri armati che entravano. No? Esatto, noi siamo questi. Alla fine siamo. Alla fine per siamo, fare una citazione dotta. Siamo esseri indifferenti. Senta, professore, anche perché... Anche linguisticamente parlando, no? Sì. Cioè, noi con i messinesi, per esempio, ci somigliamo tanto. Sì, abbiamo la stessa lingua, abbiamo la stessa. Allora, io ho sempre detto che i messinesi non sono tanto siciliani e i reggini non sono tanto calabresi. Sì, ecco, sì. Questo è vero, noi siamo l'area dello stretto, per cui è chiaro che l'idea, se ci volessimo staccare dalla Calabria, sarebbe folle che noi stessimo polis autonoma. Però i problemi che noi abbiamo sono gli stessi che hanno i nostri rimpettai, ma non ce l'hanno a Calatanzaro. Professore, in un paese normale, noi non lo siamo, neanche la parodia di un paese normale siamo, le due città metropolitane sarebbero state amministrativamente conglobate in un'unica città metropolitana. Ma noi siamo un paese... Ma del resto è incredibile, perché la cosa, io mi ricordo, la prima volta che l'ho capita questa cosa, avevo 23 anni, quando facevo la tesi di laurea, e mi sono reso conto che i dati che venivano dalla numismatica messinese, quelli in reggini, erano uguali. Che quelli reggini con quelli del resto della Calabria erano completamente diversi, e quelli di Messina con quelli del resto della Sicilia erano diversi. Per cui però tutti scrivevano l'area della monetazione siciliana, la monetazione calabrese, no, la monetazione dello stretto. Noi siamo sempre stati insieme. Noi andavamo all'università a Messina, e i giovani, i nonni vivono a Messina. Ora. Certo, i nonni sono Messina. Suo nonno andava a Messina. Mio nonno andava a Messina. Nei magazzini di Messina. Usali, vediamo usali. Certo, l'ultima tassa che c'è rimasta di Federico II. Federico II, qui c'è stata tassa d'usali, in Sicilia se la sono mangiata, ma noi era rimasta fino agli anni 50. Faccio un esempio, ieri ero... Ma Federico II fece playoff. Allora, facci caso. Sempre Federico II. Sì, sta battuta con bene. Sì, perché secondo faci playoff. Se però devi spiegare le battute... No. Ieri ero a Messina ed entro in un negozio banale e cercavo una cosa. E la signora mi ha detto, o forse gli ho detto, io sono di Reggio. E lei mi ha detto, ma guardi, la trovo a Reggio, Reggio e Messina è uguale, cosa le trovo qua, trova di là e viceversa. E c'è questa cosa però. Ma è nuova questa però, perché un tempo loro ci consideravano un quartiere. Poi successe il contrario però. Poi è successo il contrario. 20 anni fa, sì, in pieni anni 90, anni 2000. Abbiamo superato e ora siamo tornati un pochettino alla parte. È una lotta tra quartieri. Abbiamo parlato della lingua, abbiamo parlato di romangiare. Parliamo romangiare, per esempio, che cosa andremmo a perdere qualora noi ci unissimo? Allora, a me l'Anduia non piace, l'Anduia non è roba mia, no, non mi piace. Non mi fa impazzire. Non mangio piccante. Quindi, poi cosa perdiamo? Niente. La salsiccia la hai mandata a Nimo. Usufritto un daimo. No, i dolci sono gli stessi. I dolci, anzi, andando a perdere rispetto a... E che perdiamo i messinesi, per esempio, il pesce stocco, piatto che a lei piace tantissimo, lo cucinano molto bene a ghiotta. Ma mio nonno lo faceva la ghiotta. L'arancini. Allora, ha ragione Alfredo, la domanda però è interessante. Cosa andiamo a perdere diciamo, abbiamo deciso. Lo possiamo dire, abbiamo deciso. Entro il 2020 è fatto. È fatta. Quindi cosa andiamo a perdere? Assolutamente niente, soprattutto se continua la politica di sottrazione, cioè se l'unico progetto politico è quello di togliere c'è ancora. Ma vi ricordate quando avevano la foto, la carta fotocopiata che cominciava così: posto che Calatanzaro capoluogo della regione, non si capisce perché le previsioni del tempo vengono fatte a Reggio. Mi perdoni, lei sbaglia l'approccio. Ora dire a un professore che sbaglia, no, è giusto, lei è giusto. Sbaglia l'approccio perché lei ancora sta sottilmente, ma neanche tanto, rivendicando il capoluogo. No! Di che assolutamente. Cosa? È a monte! No, se noi diciamo che c'è un territorio non interessa! Siamo tornati! Si poteva interessare amministrativamente per ragioni anche economiche prima della città metropolitana.
ora. No, ora sì, non serve perché che è di più del capoluogo. No, 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 no. E quindi, ma posso dire una cosa? Bene, mezza cosa seria la possiamo dire. No, veramente, perché poi c'entra con, anche con i vostri studi. Reggio è sempre stata amministrativamente la città che ha avuto, anche in epoca bizantina, un'università amministrativa. Cioè noi abbiamo sempre amministrato, quando i Normanni presero la Sicilia era stata scafazzata ma dagli arabi. Ma siamo stati un po' anche città-stato? Siamo sempre stati città-stato e lo siamo ancora. Perché dobbiamo rischiare con l'altro? No, il problema è un problema economico e politico. Cioè io ho gli stessi problemi di Messina, del messinese, ma non ho gli stessi problemi di un calatanzarese. Certo, o di un cosentino. Hanno altri problemi. Anche perché, come diceva il professore Tonino Perna, che coinvolgiamo, se noi ce l'andassimo, finalmente loro potrebbero realizzare il loro sogno, unirsi con la Basilicata. Benissimo, guardi cosa sta nascendo qua. La prossima puntata. Sì. Quando vuole lei e quando soprattutto vuole il professore. Sì. Ci vediamo. E estendiamo il discorso al professore Berni, ci mancherebbe che è, il nostro, è la nostra guida. È sempre stato un punto di riferimento. Cioè, andiamo a sempre staccare. Io vivo a me casa, c'è mia moglie che cambia sempre la stanza. Ma stacchiamo la stanza, mantiamo questa cosa. Pure Russur vuole cambiare l'Italia. Stacchiamo, non vuole cambiare l'Italia. No, allora il regino, vi voglio spiegare una cosa. Il regino non è che si sente superiore agli altri. No. Gli altri non esistono. Un po' no. Gli altri non esistono. Esatto. Non esistono. Ora sono d'accordo. Cioè, chi siete voi? Possiamo dire assato nel reggio. Abbiamo un sacco di problemi. Non è che non abbiamo, un sacco di problemi. Assato da soli. Quando volevo guardare. Quando hai, faccio un esempio, quando hai mal di pancia, zitto allo stomaco che ti chiudi nel bagno, vuoi compagnia? No. Stare solo, lasciatemi solo. Però Funari non voleva lasciatemi la moglie. Funari voleva la moglie. No, ma funziona così. Vabbè, professore, è una provocazione, però ragazzi, cominciamo a ragionarci su queste cose. No. Sì. Chiami il professor Perna la prossima volta. Sì, signore. E ci arriviamo. Professore, un'ultima cosa, che poi in realtà era il motivo della chiacchierata. Tra le cose importanti del nostro territorio c'è Scilla. Caspita. Perché è così importante rispetto al territorio metropolitano Scilla? Vabbè, Scilla intanto. Al di là della mitologia. No, lasciamo stare la mitologia, che pure ha un suo valore, perché se noi abbiamo il primato mondiale di numero di miti, Scilla ne fa parte di tantissimi. Scilla che compare già in una tragedia fatta da Eschilo, da Siracusa, che aveva come protagonisti tutti questi dello stretto che adesso ne abbiamo un pochettino perduti. Ma Scilla è intanto una perla dal punto di vista turistico. E poi dall'altro punto, è talmente identitaria, è talmente importante. Sì. E poi quando lo stretto, e secondo me torneremo a questa situazione, era strategico dal punto di vista economico, commerciale, adesso con la raddoppio del canale di Suez, il Mediterraneo è tornato veramente importante. Quindi tutti l'hanno capito tranne che noi. Era un posto di controllo lo stretto, la rupe, anche perché lo stretto è difficilissimo da attraversare, per cui, come dire, nel mondo antico la gente preferiva non attraversare lo stretto, ma passare rasente Reggio. Il problema più grosso là era Scilla. Le ho dette queste cose, noi siamo sono registrate, si ricorda, le ho dette dalla terrazza di Scilla. Noi siamo andati a Scilla, io in maniera provocatoria ho cercato di vendermi sia il castello. Sì. E per chi ne sfruttiamo? Quanto le davano? No, tre carine se pigliamo. Il problema è che lui ha provato a venderlo agli scillesi. No, sbagliato. No, caccheruno, a livello privato. Ha chiesto agli scillesi se fosse opportuno vendere il castello. Sa sentire. Ma cercare mi valorizzare in queste cose. Originale così. Un scaccio su tapere piuttosto che un cerugno allo straniero. No, ma Scilla che non è oggettivamente. Potrebbero essere quello che per i messinesi sono Taormina e. Andiamo al bar e sanciamo la secessione al bar. Sì. Oggi. Venerdì 17 Mizzica. Venerdì, registriamo di venerdì 17 gennaio. Oggi, ricordatevi, poi non vi ricordo perché nei libri di storia verrà raccontata un'altra storia. Sant'Antonio Abate. Bravo. Nei libri di storia, come sempre, poi verrà raccontata un'altra storia. La storia vera è che oggi, venerdì 17, in Piazza del Duomo, abbiamo sancito la secessione di Reggio dalla Calabria. Diventammo una specie di Lega e Bossi. Calatanzaro, adie. Adie. Sì, però. Io non penso che Nuddu sa sente se non mi uscivo, onestamente. No, sono io contento. Ciao. Sono penso che sono contenti, anche perché, insomma. Un caffè vuoi? Sì, vediamo dopo. Un caffè e un osso. Va bene. Grazie professore Castrizio. Grazie a voi, andiamo a prenderci il caffè. E mi raccomando, ogni tanto, se va avanza cacca bronzo. Sì, la mamma, zia, un nonno, che c'era poi? C'erano 12 bronzi, tutta la parentela c'era. Era infatti, si chiamava i bronzi di Natale, perché si vedevano tutti per...
Comunque andava a bronzo. No. Se la notizia vera è che la sovrintendenza si è mossa, quindi penso che li vedremo. Vabbè, ok. Grazie professore. E allora andiamo a prendere il caffè. È il professor Castrizzi. Grazie ragazzi. Allora noi siamo a Mascilla, incontriamo un pazzo della regina, Alfonso. Allora, com'è la situazione? Dimmi. Alfonso, che fai a Scilla? Ho lasciato qui la macchina tra me e il cane. Sto aspettando un pullman. E quindi non è che se c'è sul meccanico buona Scilla. Se c'è Alfonso la sala magra non penso che resta così. Fili a corse. Senti Scilla, che cosa ti ispira oltre il meccanico? Fimmini. C'è un mare. Spiaggia. D'inverno non c'è niente. Però. Alfonso è il pazzo, uno dei pazzi della regina. La regina che ci sta la dando regina, soddisfazione. Certo. Speriamo in tre punti, dai. Speriamo in tre punti, va bene Alfonso. Tre acquisti fisici, poi tre punti la andiamo a fare. Perfetto, perfetto. Dici una poesia sopra Scilla. È difficile, questo al dottore glielo dobbiamo dire. Dottore, facete poesia. Onestamente un poeta Brizzi io non mi permetterei. No, la vedo a fare una poesia. No, allora, eccolo a fare una poesia. Dai, vado a fare. No, vabbè, ok. Scilla. Una canzone per regina, no? Andiamo, cantiamo la regina. Dai. Forza, regina. I tempi belli stanno per tornare. Ai! Figliolo! Però volevo iniziare con Alfonso, incontrato qui per caso con una poesia. L'hai trovata? L'ho trovato. Sopra Google c'è. Un'opera, sì, della poetessa Cosima Cardona, perché è giusto e necessario citare l'autore, in questa cosa l'autrice. Si chiama, un nome originale, Ascilla. Nell'azzurro del tuo mare io mi perdo, le tue montagne verdi un caldo abbraccio. Il rosso dei tuoi tetti come un manto, la forte rocca mi darà coraggio. Le luci che dall'alba mi accompagnano, il canto degli uccelli e del tuo mare, da secoli si perdono in questa baia, io non mi stancherò di ascoltare. Mare, ascoltare. La pace, la quiete, qui vive e tace, al mormorio del vento io mi lego, incatenato a te che sei il veliero, e nulla può toccarti, o mia amata Scilla, che sbocci come un fior qui nello stretto. Cosima Cardona, eh? Bravo, tu non sapevi fare questo? Buongiorno da Scilla, ecco, la nostra aeroplani di carta, oggi il nostro aeroplanino poggia le sue ali qui in questa, ma bene, un ridente. Dico cosa ci sia da ridere nei nostri territori, non lo so. Ci sono queste frasi, queste tic. Parole, sì, ridente. Cioè, io conosco tanta gente che ride per tic. Sì, per tic. Può essere anche questo il caso. Il ridente è tipo Paresi. Da manera. Vabbè, siamo a Scilla, Paresi. Ragazzi, siamo a Scilla. E speriamo sia anche futuro. Avvocato, qui la quiete eterna. Bella Scilla. Andiamo a prendere un caffè prima. La poesia, Scilla è poesia, buongiorno. Scilla, stavo dicendo, è poesia, buongiorno, è poesia, è storia, vero? Storia antica proprio, uno dei paesi più antichi della Calabria, Scilla. Thank you.
Non noi, è lei. No, siamo noi, dei come classi. Territorio, purtroppo. Certo. Mica ci rendiamo conto di quello che abbiamo. Un posto incredibile, incredibile. È una storia che apprezzano tutti. Tutti meno noi scellesi. Noi però no, ma è normale. No, voglio, è normale. No, noi nel senso sì. Dappertutto penso che è così. Sì. Uno che forse non riusciamo, a fare tesoro delle a nostre. A vedere realmente le potenzialità che possiamo avere e che non sappiamo sfruttare. Avvocato, questa storia è che non riusciamo ad apprezzare le nostre cose belle. C'è uno dentro, si è andato giù. Ma chi era un romano? C'è uno dentro, che ogni tanto non arriva, no? Ogni tanto si mette sulla punta dei piedi e spunta qui. Vediamo cucciere. Ma non esce, non. No, non c'è. Prova a inquadrare da qua. Avvocato, mi volete imbrogliare, voi siete Monelli. Perché Scilla non viene apprezzata dagli scillesi? Questo mi ha detto il signore, io non credo. È così, infatti il paese non è in ottimo stato. Perché? È bello, ha queste bellezze. So, in estate sembra una città del nord, con tanto movimento, tante persone. In inverno poi non c'è nessuno, è deserto. È deserto? E vabbè. No, è proprio deserto, non c'è nessuno. Se esci fuori non vedi nessuno. Sono. Non riusciamo ad investire sulle nostre bellezze. Infatti. Perché Scilla è. Chi può è la cerca perla. Di fare solamente per sé. O mi fa parlare con tutti? Non è lei che impunta con tutti, lo sa, glielo sempre rimproverata da 30 anni queste cose. E lei impunta, tutto si ferma, parla con tutti. Ora, la signorina, voglio dire, è stata anche garbata, ma c'è gente che urla con la quale lei si ferma. E non va bene. Sì, è un po' più snob. Va bene, entriamo. Il caffè. Roma Scilla, come state? Come state? L'avvocato, vi presento l'avvocato. Buongiorno. Ma Scilla, come potremmo fare? Ma facciamo sorda a Scilla. Ah, fallo che c'è sti. E appunto, facciamo sordi. Dove andiamo, Castello? Castello non si può vedere. Non si può vedere. Però almeno amo a fare sordo con Castello. A Taormina sul meglio di noi. A Taormina sul meglio di noi. A Taormina. Eh no, perché Scilla non è più bella. Ti spiego bene. Va bene, mi prendo il caffè. Ciao. Signora, Pino, non devo andare a Castello. Possiamo essere eventualmente degli acquirenti. Ecco, signora. Allora, Castello di Rufo. Sì, perché non riusciamo, signora, ad apprezzare le nostre bellezze. Sicuramente. E allora a sto punto le vendiamo. Che dice lei? Ha ragione perfettamente. Ma invece perché non iniziamo a volerci più bene, nel senso ad apprezzare le nostre cose? Perché noi non abbiamo la cultura, purtroppo. Siamo forse un po' superficiali e quindi tutte le nostre bellezze, il nostro mare, la nostra via marina, non so per colpa di chi, non riusciamo ad emergere in nessun modo.
non so se dal punto di vista politico, ma in fondo poi lo so, siamo sommersi dalla spazzatura, siamo sommersi dalle buche, non c'è acqua, nei nostri rubinetti non scorre acqua. Non può essere prima che una colpa politica, una colpa nostra. Sicuramente, l'inciviltà nostra è al primo posto, sicuramente. Però se lei vede pulito, lascia pulito. Sì, no, parlo di una colpa nostra alla base, non soltanto una colpa di inciviltà che c'è, assolutissimamente, però forse i politici stessi esprimono quello che abbiamo voluto noi, no? Fondamentalmente li abbiamo votati noi, i politici. Infatti. E allora, siccome errare è umano e perseverare è diabolico, cerchiamo di non sbagliare più. Perfetto, iniziamo pian pianino. Allora non lo vendo per adesso il castello, signore, non lo vendo. Cerchiamo di sfruttare le nostre cose belle. Sì, grazie. Signora, che pulite voi. Lasciateci stare il castello. Il castello è nostro, no. Il, allora l'avvocato ha detto, visto che non riescono a fare soldini, perché dalle altre parti fanno i soldi. Chiedi, è loro, ma che uso ne fanno? Esatto, perché a Taormina hanno una cosa piccola e riescono a fare soldi. Ci sono i turisti, a Scilla, per chi non riusciamo facciamo soldi? Ma c'è stato questo movimento, questo, però è fallito. Speriamo che il prossimo sindaco che salirà farà qualcosa di buono. E allora, avvocato, sì, ascolta, volevo dire, non lo vendo. No, volevo dire, la signora le sembra nervosa, ma in realtà... No, le spiego, perché le ho sdirrupato io mentre lei parlava. La signora aveva preparato dei caffè da asporto. Io l'ho urtato e cappotto, li deve rifare. Non c'era acqua lei, la signora, c'era giustamente con me, però è garbata, non mi ha detto non è successo niente, ma mi voleva ammazzare, avevo ragione. Però è stato un bene. È stato un bene. Ero più caldo, certo. E allora noi ci prendiamo il caffè, signora, io già le ho promesso che non farò vendere il castello. No, non le, però io mi sono distratto un attimo, all'inizio, giuro, sì. Perché guarda la registrazione, la signora ha detto che lo voleva comprare il castello. Lo sentia io, riguarda la registrazione. Ma io no. Invece di farlo andare in mani strane, magari ci mettevamo un po' d'accordo. E che ci possiamo fare con un castello così grande? Che si fa con un castello? E forse se le regalassero un castello a lei, che ne farebbe? Ma io farei delle mostre, sicuramente, delle mostre d'arte. Cioè, le chiedo perché io non leppo mai un castello, ecco. Ma nemmeno io, guarda. Potrei delle sfilate di moda, sicuramente cercheremo di venire. E se lei avesse Scilla, cosa ne farebbe con questo mare, signora? Cioè no, io la mia provocazione è questa, quello che noi stiamo dicendo oggi, ecco, noi stiamo cercando di provocare. Perché? Scilla, Taormina non ha niente da invidiare. Assolutamente. Solo che Taormina ha tutti, è attrezzata bene, è rivalutata. Noi purtroppo a Scilla non riusciamo in nessun modo a farle emergere. E qui c'entra la politica, è quelli che abbiamo mandato. Ma in ogni caso c'entra la politica, sì, in ogni situazione c'entra la politica. È un fatto di cultura, per esempio. Ci prendiamo il caffè. Ci prendiamo il caffè, però la signora mi ha promesso il caffè, però la voduri. Ma se ci sdiruba io ancora, insisti, mi fai sentire il corpo. Ancora sta pensando, perché lo voleva No, proviamo, facciamo quella mai. Vediamo, senta, può intervenire in nostro favore? No, intanto gli deve rifare i caffè che ho buttato euro. Sul Reggio TV. Ci prendiamo il caffè. È quello amaro questo. Sì. Sì. Prego, avvocato, prego, prendo il caffè. Prendo il caffè. No, il caffè è normale. No, sì, normale. Buono? Eccellente. Thank you.
riesco ogni volta, l'avrò visto centinaia di volte questo posto da qua. Eppure questo braccio di mare ogni volta che lo guardo non smette di farmi venire in mente pensieri e suggestioni storiche, millenari, no? Pensa di qua, su questo braccio di mare, pensa che l'Odissea, no? Ulisse, secondo la leggenda, passò da qua, no? I ciclopi, dove erano? Le Eolie. Pure i Messenisi. Pure i Messenisi, sì. Cioè Ulisse e i Messenisi. Pensa tu, tutti i guai che passano. Anche Ulisse prese delle carcagnate. Sì, ma non una. No una. Poi magari queste cose ce le facciamo raccontare meglio da Castrizio. Da Castrizio, che ne sa più di noi. Però di qua ci furono anche, voglio dire, Alarico, sai che si è fermato qua Alarico? Sì. Spartacus, tu ricordi Spartacus, lo schiavo che ruppe le catene, si dice che arrivò qua e poi di fronte alla Sicilia. Questo braccio è sempre stato un braccio bastardo di mare, non riusciva ad andare di là. Avvocato, oppure al contrario, lei... no, i Mori non sono mai riusciti a venire di qua. Anche Mino Reitano invece era il tempo delle Mori. Ma la colpa è mia che parlo con lei. Vabbè, ma lei ha fatto le scuole, è stato bravo avvocato, però su tutto imbrogli, Cristi, perché la leggenda non è che racconta la verità sempre. La leggenda, i poeti, lei mi insegna, i poeti ci marciano, i poeti ci marciano su questa cosa, non è che è tutto vero. Alarico, ho capito. Lei conosce Alarico, è venuto. Sono venuto anche qua, lasciami stare, era per la sua pace, lasciami stare. Mo contava così, Scilla, bella. Storica Scilla. Francavilla, recupero della prima giornata di ritorno del girone C di Serie C. Liotti, vediamo cosa sceglie la squadra di Toscano, il destro di Bellomo che va dentro, primo palo anticipati tutti, poi Denis se la ritrova lì e calcia e segna 1-0 per la Regina dopo 10 minuti. Il uno che recupera, Mastro Pietro fra le linee, anche lui col mancino, palla che passa per Marozzi che vuole il mancino, Blondetto non lo tiene, palla per Perez, limite dell'area, uno contro uno con Rolando, punta Perez, va dentro col destro, vuole un fallo di mano che secondo l'arbitro è già battuta dalla Regina, che offre a destra a Rolando, cross dentro verso Denis che va in cielo, ma va anche largo, i soliti dentro. Al cross Nunzella, primo palo, Perez la spizza, palla che resta lì, buona per il mancino al volo, il pareggio della Virtus Francavilla esattamente al 50°. Allarga le braccia, era molto larga la difesa della Regina, ora ha cercato Perez e lo Iacono interviene con la testa, poi palla che resta lì, vogliono un fallo di mano, quella della Virtus Francavilla che non c'è, ancora di Cosmo Rossi senza fallo neanche qui, l'arbitro continua, metà campionato da giocare, gioca subito molto bene Reginaldo che va a giocare per Denis, di ritorno da Reginaldo, palla che passa per Bianchi, deviazione, calcio d'angolo, la stava per spazio per la Virtus al 67 con Perez che guarda la porta, la cerca col destro, Guarna questa volta ci mette il guantone in calcio d'angolo, altra opportunità di andare a buttare dentro questo pallone, occhio alle torri dentro. Parte il cross, primo palo, finisce a terra un giocatore della Virtus Francavilla, poi Perez la ritrova lì, calcia col destro, deviazione, c'è fuorigioco e non è gol, si salva la Regina ancora una volta, Perez aveva... Rolando, putta uno contro uno, va dentro dalle punte, sponda ottima di Bellomo, per Reginaldo, rimbalzo, sterzata, destro, Poluzzi, calcio d'angolo. La testa però di Lo Iacono, tacco di Rolando nella zona di nessuno, vogliono un fallo di mano... quella della Regina che non c'è, prova a correre Reginaldo in anticipo Caporale che la regala però a Sonas che sbaglia a sua volta il controllo, possibilità di andare per la Virtus, a destra di Cosmo è in area, può calciare, scava e fa 2-1 per la Virtus Francavilla al 74, il colpaccio di Cosmo, 2-1. Mastur punta e poi torna da Liotti, va dentro a cercare qualcuno che è Denis che viene strattonato in area di rigore, finisce a terra, l'arbitro
Movimenti giusti là davanti, ora Mastur ci riprova, largo per Bianchi, i soliti in area, sono in 5 della Regina, cross verso Denis che colpisce il palo, poi Reginaldo da due passi, fa 2-2, ha pareggiato la Regina con Reginaldo che era in fuorigioco, non va a su questo pallone ancora di Cosmo che lotta dopo aver portato avanti la Virtus e probabilmente su questa azione si andrà a chiudere la partita. Poi intanto entra in campo una persona dal panchina della Regina che viene espulsa. Espulso. E la Virtus continua a guadagnare secondi. Palla lunga. Fischia l'arbitro, non c'è più. Dove ha perso la partita la Regina secondo lei? Ha perso in mezzo al campo. Ha perso in mezzo al campo. Le formazioni le avevamo viste, io l'avevamo detto prima. Mimmo Toscano ha fatto una scelta un po' spavalda, secondo me, con un centrocampo senza incontristi, e lì ci hanno un po' fatto a pezzi. Però la verità, caro Alfredo, è che sono 5 partite che la squadra non è più la stessa. Non è la prima, non è la seconda, non è la terza. E già con la Viterbese, poi la Sicula, poi la Sosta, poi la Cavese, poi il Bisceglie e poi il Francavilla. E sono tutte squadre di bassa classifica. Da domenica torneranno le squadre di medio-alta classifica. La Regina non è più la stessa. Mi sono incazzato, posso essere incazzato? Sì, va bene, e quindi andiamo lo stesso. Sentiamo, sentiamo qua il parere di qualcuno. Stanco braccio, stanco braccio, è sconfitta in casa. La sconfitta il primo tempo, dovevamo chiudere la partita. Primo tempo, peccato, peccato. Bella partita, poteva andare meglio. La prossima, speriamo domenica. Domenica, meno male che c'è Ubari ora. Meno male abbiamo la possibilità di allungare nuovamente. Speriamo bene, speriamo bene. Ciao caro, buona serata. Buona serata, buona serata. Non c'è molta voglia di parlare stasera, ragazzi. Se quando uno perde, perdi. È stato bravo, non ha rubato niente. Assolutamente. Bello. Sconfitta bella, come sconfitta? No, bello tu. Bello io. Sconfitta brutta che non ci doveva stare. Che fa male perché siamo adesso... Fa male perché domenica arriveranno da Bari belli carichi e noi saremo col morale a terra, secondo me. Vabbè, però possiamo risalire proprio... Siamo sempre più a serra. Secondo me... Forse da una parte ci dà lo stimolo giusto per... Doveva darcelo già la sconfitta con la Cavese, lo stimolo giusto. E non c'è stata la reazione. No, è fuori casa, e tu lo sai. Quindi abbiamo vinto una partita molto tesa. Forse prendere uno schiaffo adesso, che fra due giorni c'è il Bari, forse potrebbe essere salutare. E salutiamoci. Va bene, salutiamoci. Ciao, Ferruccio. Ciao, caro. Va bene. Giovanni, vieni qua, allora. Brucia questa sconfitta. Brucia, però non molliamo. Siamo sempre più in classifica. Non è possibile, non abbandonare tutto questo, non è possibile. Lottiamo. Siamo nati per lottare e lotteremo ancora. Assolutissimamente. E domenica siamo pronti per il Bari. A Bari le aspettiamo, le tifoserie con il gemellaggio in campo, come hanno scritto anche loro, con il coltello tra i denti, perché è troppo importante la posta in palio. Quindi meno male che non c'è tempo per soffrire, no. Domani è già vigilia. A gadda, ragazzi, dai, tiriamoci su. Ciao Giovanni, ciao, buona serata, ciao cara. Dove sei? A gadda, non c'è tempo per soffrire, ragazzi. Domani, dopodomani c'è il Bari. Questa è una cosa buona. Nel frattempo il Bari ha vinto a fatica, con la Sicula aveva il ultimo in classifica 1-0, mentre la Ternana ha vinto bene con Rieti 3-0. Si sciala Bandecchi ora. Bandecchi è contento, va bene, ma ci stava, dai, una partita si può pure perdere. Un bar ne perdiva anche 5 in casa, quanto? No. Coraggio ragazzi, dai, coraggio, forza, coraggio, sempre, si va, perfetto. Però se vinciamo col Bari, no? Se vincimo col Bari, o no? E lì stiamo una ciabatta a 9, o no? Se vincimo col Bari. Vinciamo a vincere. Grazie. Comunque, in Francavilla abbiamo detto non ha rubato. Oh, c'è da dire che fosse occasionale, ma si stanno a casa. Sì. No, il Francavilla non ha rubato niente. Ci serve questa umiltà. Io sono convinto che già domenica la lezione sarà stata metabolizzata e in qualche modo anche sfruttata.
Antonello, scusami, sì. È una bella maschiata stasera. Sì, assolutamente. Che, come si dice dalle nostre parti, non para educazioni. Assolutamente, oh, no. Sì, assolutamente sono d'accordo. Un maschiatone, ma di quelli che fanno male. Un maschiatone di quelli che fanno bene, però, no? Sì, di quelli che fanno male all'inizio e che fanno bene poi nel medio periodo. E lo vedremo subito. Domenica avremo una prova immediata, una comprova immediata dell'effetto del maschiatone. Forza Regina. Forza Regina, forza sempre. Regina. Grazie Antonello, grazie. Percorriamo nuovamente questa via che oggi ci dice sconfitta, ragazzi, ma noi dobbiamo essere pronti. Tu sei un giovanotto, vieni qui. Non piangere. Ah, non piangere. Tanto sono sicuro che la prossima partita la vinciamo. Esatto. Contro il Bari, almeno questo. Abbiamo avuto sfortuna. Vabbè, ma si scende in campo adesso con la rabbia giusta. Certo, no? Quindi certo. Abbiamo due giorni soltanto di tempo per riprendere la forza, il morale, sì, che c'erano nelle prime giornate di campionato. Indubbiamente. E tornare a 9 punti. Ma speriamo. Pure se restiamo a 6 non è male. Appunto, va bene pure. Bravo, non lo diciamo, noi dobbiamo giocare per vincere, sì, perché siamo la regina, appunto. E dillo, siamo? Siamo la regina e dobbiamo tornare come prima alle vacanze. Ciao, caro. Avvocato! Ehi. Va bene, dai, ne abbiamo prese di scopole nella nostra vita, non è una e più né meno, è meglio prenderla adesso. Poi mi dicono che sono pessimista, non è la partita di stasera, è il trend, ti piace tendere, sono 5, intanto sai una cosa, sono 4 partite consecutive che la regina prende gol e non ne prende uno, ce ne ha preso uno col Bisceglie, uno con la Sicula, ma 3 con la Cavese e 2 col Francavini, sono 4, 3, 2, 5, 6, sono 7 gol in 4 partite. E non va bene, si può dire sta cosa? Sì, si può dire, quando fanno una multa, non va a dire tutto. Sono incazzato. Senta, dottore, lei che guarda qui, ecco, mi dica, l'emozione succede, lei adesso tornerà a casa e griderà. Se la prenderà con chi? Con la moglie? Con chi se la prende? Non ti resta mai abbastanza di rapporto. No, non si bestemmia, no. Non è la troia, dico maiale. Si può dire? Vabbè, questo si può dire, va bene, dai. Ricarichiamo le batterie, le pile per domenica. Ce ne andiamo un po' delusi a casa, È normale. Lei a chi griderà stasera? Ah. Chi è che aprirà la porta di casa? Nessuno. Ma buonasera. La lasceranno da solo, aprire. Sucurcato tutto. Piangerò da solo. Non piangere, dai, che c'è il Bari, domenica è uno scontro importante. Non dobbiamo farci vedere tristi, anzi esaltiamoci ancora di più e portiamo tantissima gente al Granillo, perché la regina in questo momento ha bisogno dei tifosi. L'ha meritato finora. In questo momento ha bisogno dei tifosi e i tifosi nel momento proprio più triste del campionato, perché questo è il momento più triste. Lui. Del campionato e ha bisogno di noi, e noi che facciamo? Ci siamo. Certo che ci siamo, se no che sì. Cosa più così. Va bene, grazie, ciao Alfredo. Caro, forza regina. Ciao. Che chiama a fare? Chiama a fare. Ma dai. Chiudiamo. Che dopo domani c'è un Bari e ne pubblichiamo. Certo, no? Sul Bari non c'è. Dai, forza regina. Ciao a tutti, buonanotte. Dai, ciao. No! Buoni volare, è un pericolo alto bloccare. Sasso e Saviano tranquillizzarmi, spazzando via. E ho visto Diego rubare palla e poi gonfiarmi il cuore. E Furia superare il vento e poi tagliarlo in due. Con gli occhi di mio padre ho visto Alaimo, Muco e Camozzi. L'ho visto piangere e ridere un sacco parlando di te. La mano negli occhi o fuori, se fuma e corre come un bambino, o Costanzini che scatta e oramai non lo prendi più. Oggi c'ho Cozza che segna e sono io la capitale, o Bonazzoli che apre le ali e io volo nel mare. Sei
parava, sei tu. Ho visto mesto e modesto far decollare le mie paure, e poi Berardi a San Siro varare un incubo. E ho visto piangere l'Adriatico e ridere il Piemonte. E ho visto sogni realizzati grazie a te. Ma negli occhi o fuori che fuma e corre come un bambino, e lo Cirillo che corre da Roma e non lo prendono più. E la Moruso che stoppa, si gira e poi gonfia il mio cuore. C'è una giacchetta che spinge la gente, venite giù. Con Catanese a Perugia che bacio la doppia bagnato, e un Taipi che para, che segna e che vola lassù. Con Guerra e Mariotto, Scale, Colomba, Arieti e Pasino, c'ho tutto un solo amaranto che mi fa la vita. Sei tu, sei tu. Costanzini che scappa e oramai non lo prendi più. O Ciccio Forza che segna e sono io la capitale. O Guanazzoli che apre le ali e io volo nel mare. O Nakamura che quando sorride non gli si vedono gli occhi. O Pirlo al cuore che quando gioca che musica. Sei tu. Ho visto Jacoboni volare